Dure le reazioni e gli scambi di accusa anche in Consiglio regionale d'Abruzzo, dopo il sostanziale via libera di ieri a Roma da parte del Ministero dello Sviluppo Economico alla piattaforma petrolifera con annessa nave di prima raffinazione Ombrina Mare 2, che sorgerà a poche miglia dalla costa teatina. Per il centrodestra il PD ha solo fatto finta di opporsi, visto che il governo di Matteo Renzi procede spedito verso la petrolizzazione dell'Adriatico. Sapevamo che sarebbe finita così. Basta leggere i quotidiani questa mattina o fare un giro sui siti web per capire che cosa avevamo già detto. Cioè esiste un PD cattivo, che è quello romano, che è Renzi e i suoi vari ministri, e c'è un PD buono, che è quello abruzzese. Invece non è vero, perché il PD abruzzese, anche la stragrande maggioranza del PD abruzzese, a cominciare per esempio dall'onorevole Amato, dal sindaco di Ortone, potrei continuare nell'elenco, era favorevole ad Ombrina. Replica con durezza il centro-sinistra, ricordando che è stato il governo Berlusconi a dichiarare l'Abruzzo regione strategica per l'estrazione di idrocarburi. E comunque, assicura il consigliere Camillo D'Alessandro, la partita non è affatto chiusa. Io credo, anche leggendo un po' il verbale e gli stralci che mi sono arrivati, credo che il funzionario del ministero abbia commesso un errore proprio nella procedura, che paradossalmente, se è giusto quello che io ritengo, ha affossato quel sì di oggi diventerà un no tra breve, cioè non appena noi impugneremo al TAR con il sistema degli enti locali, ma come Regione Abruzzo, quel provvedimento non tiene conto di leggi che sono nell'ordinamento perfettamente legittime e non diventano legittime fino a quando un organo superiore le dichiara incostituzionali. Interviene anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi, oggi presente in Consiglio regionale. Centrodestra e centrosinistra, ricorda, potevano fermare Ombrina Mare approvando un emendamento che proibisce la realizzazione di piattaforme entro le 12 miglia dalla costa. Un governo di affaristi, si chiama essi del PD o del PDL, non poteva che fare questo. Sono affaristi e favoriscono i petrolieri. Tutto quello che fanno le istituzioni locali sono chiacchiere. Si può fare, si poteva fare già l'anno scorso con un emendamento del sottoscritto, ma anche di altre forze politiche che sono stati bocciati. Nella legge di stabilità si ripresenterà un emendamento che può bloccare Ombrina. Quindi se ci sono... dessero un segnale reale. Il segnale reale si fa schiacciando un bottone e votando quell'emendamento che blocca Ombrina.